sono le immagini delle torture subite dai migranti nei campi di partenza della Libia. Sono stati ribattezzati nuovi lager alle porte dell'Europa. E sono queste le immagini giunte sulle scrivanie del Vaticano che hanno convinto ancora di più Papa Francesco e i vescovi italiani a farsi carico dell'accoglienza dei migranti sbarcati dalla nave Ubaldo Diciotti. Parte di queste persone saranno ospitate in Calabria, sicuramente nella diocesi di Cassano Ionio, dove già nei giorni scorsi il vescovo Francesco Savino aveva dato disponibilità all'accoglienza, al quale ha fatto eco anche l'arcivescovo di Rossano Cariati, Giuseppe Satriano. Due anni di intenso lavoro alla guida di una compagnia dei carabinieri prestigiosa come quella di Vibo Valentia. Un ritorno per il valdostano Piermarco Boretaz, che 10 anni prima era stato tenente nello squadrone cacciatori, per poi approdare al nucleo operativo e radiomobile di Susa, quindi alla compagnia carabinieri di Gardone Valtrompia, nel Bresciano, ed infine ritornare a Vibo. Due anni significativi per il capitano che lascia ora Vibo Valentia per andare a dirigere il nucleo investigativo dei carabinieri di Cremona. Dal 4 di settembre sarò il nuovo comandante nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cremona, un'esperienza nuova che affronterò con... Crisi sempre più nera per l'aeroporto dello Stretto, ennesimo taglio dei voli infatti da parte di Blu Panorama che ha ridotto i collegamenti la mattina da Reggio Calabria a Roma solo lunedì, venerdì e sabato. Una decisione questa che condanna nuovamente il Tito Minniti e danneggia i cittadini. Il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Nicolò invita la maggioranza al dialogo costruttivo per il bene della città metropolitana. L'aeroporto dello Stretto non ha colore politico e non deve avere colore politico. Io credo e ritengo che intorno all'aeroporto bisogna stringersi positivamente e trovare le giuste soluzioni. Ci sono delle responsabilità all'inizio di questa legislatura.